Le pubblicità mi fanno sorridere. È difficile che in televisione si vedano pubblicità relative al nostro mondo, con della sicurezza, delle reti LAN, dell'antintrusione, della videosorveglianza. C'è pochissimo, no? La pubblicità in campo televisivo non è appannaggio di questi prodotti. Noi non apparteniamo al mondo del largo consumo. Però qualcosa c'è ogni tanto e mi fa sorridere. E se avete voglia di dire la vostra nei commenti, mi farebbe piacere venire a conoscenza se qualcuno, annotando questa pubblicità di cui andrò a parlare, ha pensato quello che penso io. Un noto brand nel campo delle telecomunicazioni italiano e estero sta pubblicizzando il suo nuovo router dicendo che il wifi di questo router è 4 volte più potente. 4 volte più potente. Ci sta! È una pubblicità rivolta all'utente finale, quindi non è che ci mettiamo qua a ragionare sul senso dell'informazione che stiamo passando, ma poi voi che siete a casa del cliente e che questo router lo trovate, quindi magari dovete aprirci le porte, magari dovete collegarci delle cose a questo wifi e vi rendete conto che il wifi fa schifo, gli dite: ma il wifi di questo router fa schifo, bisogna mettere 2 access point seri. E il cliente vi risponde: ma come, la pubblicità Bruce Willis, sempre per non far nomi, ha detto che è 4 volte più potente. Qui prende. 4 volte più potente di che cosa? Della versione precedente di quel router? Del router della concorrenza? Dei router professionali? 4 volte più potente di cosa? 4 volte più potente vuol dire che non è a norma. Questa è la risposta che darei a un cliente. Se davvero è vera quella pubblicità, questo nuovo router non è a norma, perché considerato che, come tutti voi sapete, le emissioni di un router wifi sono regolate dalle specifiche per l'Italia ben precise in termini di potenza, se è 4 volte più potente dovete buttarlo nella spazzatura, perché c'è frigge e passerotti, cioè rischiate di non poter più avere figli per star vicino a una roba che è 4 volte più potente della nostra. Bisogna quindi avere la risposta pronta tecnica, e ovviamente questo video cosa ti sto insegnando? Niente, perché uno più competente di me o uno col mio livello di competenza sicuramente sa già come rispondere, però a volte mi rendo conto che chi viene dal mondo elettrico, chi viene dal mondo dell'installazione d'antenna, che quindi si è trovato nel mondo della tecnologia, delle reti e tutto un po' più tardi, non ha la risposta pronta, perché magari poi ci pensi a casa e dici: cazzo, avrei dovuto dirgli che è un coglione al cliente, però sul momento non hai la risposta pronta. E allora il mio scopo di questo video è lasciarti proprio questa risposta pronta. La risposta che dovete dare ai vostri clienti è: 4 volte più potente non ha nessun senso, perché non sarebbe a norma e non farebbe bene alla salute e soprattutto non sarebbe vendibile in Italia. Queste sono le 3 risposte. La pubblicità serve alle aziende per entrare nella casa dei nostri clienti e quindi indirettamente fa lavorare anche noi, tutto bello. Però a volte le informazioni che trapelano da questa pubblicità sono veramente delle immense stronzate. Ciao!